Ancora buon pomeriggio dalla redazione sportiva, facciamo il consueto riepilogo domenicale, naturalmente parleremo diffusamente di calcio. Allora, partiamo dal campionato di Serie D con l'ausilio del nostro regista Danilo Cinquino, quarta giornata del girone di ritorno. Questi risultati: Avezzano batte Vis Pesaro 1-0, ha deciso allo scadere Dos Santos, Campobasso Nerostellati 1-0, Castelfidardo Fabriano 1-0, Francavilla Agnonese 2-0, le reti di Molenda e Fofana. Matelica batte Vastese 3-2, subito avanti il Matelica con tre gol segnati nel primo tempo, in pochi minuti a dire il vero. Angelilli al 19°, poi doppietta di Magrassi, nella ripresa doppietta di Nicola Fiore, un gol su calcio di rigore, aveva riaperto la partita la squadra di Colavito. Da sottolineare il grande impegno nel secondo tempo. Nel primo tempo forse qualcosa non ha funzionato, però insomma al cospetto c'era la capolista del raggruppamento del girone F, una capolista incontrastata che tra poco vedremo dalla classifica. Ha aumentato ulteriormente il vantaggio sulla Vis Pesaro. A Pineto, l'unico derby abruzzese in programma, San Nicolò batte Pineto 1-0, ha deciso Moretti al 28° del primo tempo, Recanatese Monticelli 4-0, a San Marino Jesina batte San Marino 1-0. Vediamo ora la classifica del girone F, campionato di Serie D, dunque quarta giornata del girone di ritorno. Matarica 53 punti, più 9 sulla Vis Pesaro a quota 44, Vastese 40, Avezzano 37, Castelfidardo 34, poi L'Aquila e San Giustese 33, Francavilla 32, San Marino 31, Campobasso e Pineto 30, San Nicolò Jesina 22, Agnonese 21, Recanatese 18, Fabriano 14, Monticelli 13, chiudono i Nerostellati a quota 7, sono già 16 le sconfitte in 21 partite per la matricola di Pratola. Allora, il primo collegamento, Montani, Fabio Montani, il caro amico Fabio Montani, tecnico del San Nicolò. Seconda vittoria in quattro partite della tua gestione, una vittoria estremamente significativa sul campo del Pineto, soprattutto meritata. Buon pomeriggio, Fabio. Buonasera Massimo, buonasera. Sì, è stata una partita bella, vittoria secondo me meritata. I ragazzi hanno sfoggiato oggi una prestazione secondo me di alto profilo, sono veramente contento perché in settimana avevo visto la squadra molto attenta, avevo visto una squadra che si allenava con intensità, la qualità del gioco sta salendo, quindi, e oggi in mezzo al campo si è visto, quindi una partita, una vittoria, tre punti molto molto pesanti per noi. Assolutamente pesantissimi, tra l'altro l'Agnonese, vediamo la classifica del campionato di Serie D, l'Agnonese ha perso a Francavilla, chiaramente il San Nicolò deve evitare i play-out, in questo momento ha 22 punti come la Jesina, però insomma è tutto davvero, c'è tutta una lotta lì dietro, insomma tutto può accadere, no? Ci sono molte squadre in pochi punti. Sì, è vero, io infatti da quando sono arrivato è uno dei punti fondamentali su cui sto battendo con i ragazzi, che in questo momento quello che dobbiamo fare noi, e non voglio essere banale, è guardare e pensare partita dopo partita, perché sarà una lotta, perché tutte le squadre col mercato di dicembre si sono migliorate, a gennaio qualcuno si sta muovendo anche nei professionisti, quindi sarà una lotta perché c'è molto equilibrio. E come hai detto tu prima, sono due vittorie, quattro partite, sono punti pesantissimi, ci godiamo questo momento, ma sappiamo che dobbiamo tenere i piedi ben ben saldi a terra perché il cammino è molto duro e lungo. Assolutamente. Fabio, ti aspettavi di partire così bene? Insomma, 7 punti in 4 partite. Tra l'altro avete affrontato il Matelica, che è la squadra, diciamo, no, schiacciasassi della categoria. Guarda, hai fatto giustamente un'osservazione perfetta perché in queste 4 partite la prima è stata uno scontro diretto, quindi, ed era dopo le feste, c'era stato il cambio a San Nicolò di allenatore, quindi non era semplice poi ricominciare dopo 3 settimane. E poi abbiamo incontrato in fila Matelica, Francavilla e Pineto, che sono tutte squadre costruite per fare vincere o fare i playoff, quindi sono davvero felice, non mi aspettavo sicuramente dei risultati così importanti, però ho sempre detto anche alla tua emittente, a qualche tuo collega, che avendo visto San Nicolò prima,
qualche partita precedente, poi quando ho toccato con mano che sono entrato, questa è una squadra che ha molta qualità, quindi quando hai qualità puoi sviluppare tante idee e le cose vengono prima. Assolutamente, siamo d'accordo con te. Del resto avevi detto poi questa cosa proprio credo una settimana fa quando ci siamo visti al campo di allenamento, che insomma avevi detto e questo ti fa onore, insomma, perché non è che tu hai preso la squadra. Di solito succede questo, che quando un allenatore, no, subentra a un collega, dice subito qua bisogna lavorare, la squadra è a pezzi sul piano del morale, bisogna magari trovare qualche rinforzo. Invece tu, pronti via, hai detto sì, la squadra magari moralmente non è che stia benissimo, bisognerà sicuramente incidere sulla testa in questo momento, ma era normale che fosse così perché veniva da dei risultati negativi, però sul piano tecnico hai sempre detto questa è una buonissima squadra, una squadra di qualità, e questo ti fa onore perché non tutti fanno così, Fabio. Ma guarda, a me mi piace, Massimo, e te ci conosciamo da tanto tempo, tu sai che sono sempre abbastanza diretto e schietto e le fesserie faccio fatica a dirle. Qui c'è una squadra che parecchi giocatori l'anno scorso erano con Epifani a San Nicolò e il San Nicolò l'anno scorso ha fatto i playoff, quindi tanti sono rimasti. È vero che sono partiti 5-6 giocatori importanti, ma ce ne sono 7-8 altrettanto importanti, quindi io già li conoscevo anche dall'anno scorso. Se avessi detto il contrario magari avrei detto una fesseria. Devo dire che in questo periodo, in questo momento, ho molto molto vicino alla società, molto organizzata, e soprattutto il direttore Angels, che mi è molto vicino, mi sta dando una grande mano. Adesso dobbiamo probabilmente, martedì dovrebbero arrivare due fuori quota dai professionisti. Sì, una mezzala esterno d'attacco, vero? Esatto. Abbiamo cercato questo tipo di tassello perché secondo il mio punto di vista ampliare il parco fuori quota in D è importante, dovrebbero essere anche di ottima qualità, sicuramente mi daranno opportunità nelle scelte per portare San Nicolò prima possibile fuori da quella zona calda. E noi te lo auguriamo di cuore, grazie Fabio e complimenti. Grazie. Ancora. Grazie a Fabio Montani, allenatore del San Nicolò, che farà due operazioni in entrata, due under nei prossimi giorni. Il mercato, ricordiamo, chiuderà mercoledì 31 alle 23 e arriveranno dai professionisti questi due under, una mezzala e un esterno d'attacco, ce lo ha proprio confermato Fabio Montani, non ci ha detto di chi si tratta, ma è naturalmente anche mera scaramanzia, diciamo così. Andiamo a sentire invece l'umore del presidente della Vastese, Bolami. La Vastese aveva sulla carta un impegno improbo, perché è chiaro che il Matelica è la squadra più forte del campionato, l'ha dimostrato probabilmente in parte oggi, presidente, ma poi nella ripresa davvero mi pare che abbiate fatto soffrire il Matelica. Peccato che i due gol, che insomma il primo tempo sia andato così, sia stato più o meno dominato dalla squadra di casa, perché l'avete chiuso sul 3-0 sotto di tre gol, mi pare, no? Sì, buonasera a tutti. È una partita da due volti. Un primo tempo a loro, dove sono in 12-15 minuti tre gol, e dopo il secondo tempo siamo scesi in campo determinati. Abbiamo fatto una signora partita e loro si sono anche imbauriti, perché subendo due gol si sono un po' hanno arretrato un po' il baricentro, però al 95esimo Stivaletti ha avuto la palla del 3-3, abbiamo ristampato la partita con la mezzala. Infatti, sì, questa è una squadra. Cioè, più o meno la stessa partita come cliché, no? Guarda, la stessissima partita. Proprio uguale. Non c'ero perché ero malato, però da come mi hanno raccontato, questa è la stessa partita realizzata. Purtroppo è una squadra giovane, pecca di qualche incidente di percorso, ci può stare, perché la nostra squadra sappiamo che ha anche dei limiti. Un applauso anche a Matelli, che ha dimostrato di essere una signora squadra, però l'ultima la parte del secondo tempo ha sofferto tantissimo e ha fatto alcuni cambi, come per dire all'allenatore che si stava quasi impaurendo per il risultato. Sì, è certo. Però sì, insomma, sono contento perché alla questa ai miei ragazzi devo dire soltanto bravi ragazzi, andiamo così, è un cambiato di turno dove tutte le squadre sono cambiate, vediamo i risultati oggi, la Vicina che va a vincere a San Marino, il Pinere che perde in casa con San Nicolò, la Vezzano che vince con la Sonda in classifica. E infatti sono dei risultati che purtroppo ti puoi aspettare ogni domenica. Sì. Perché è un girone di ritorno diverso dall'andata.
Assolutamente, assolutamente. Il girone di ritorno sarà diverso dall'andata, lo stiamo vedendo. Tra l'altro, la Vis Pesaro che affronterete, anzi, no, la Vis Pesaro non l'affronterete perché la Vis Pesaro è stata battuta oggi dall'Avezzano. Volevo dire che la Vis Pesaro ha 44 punti ed è una squadra in flessione, presidente, perché viene da due battute d'arresto consecutive. Quindi non è cambiato nulla in ottica secondo posto, diciamo così, perché il Matelica ormai è fuori portata. Il Matelica ha il destino nelle sue mani. No? Sì, il Matelica viaggia per sé. Il discorso nostro è che noi, ripeto, quest'anno era fare un campionato di transizione. Sì, un buon campionato, salvarci al più presto possibile, stiamo là. No, state facendo un grande campionato, presidente, mi permetto soltanto di aggiungere questo, ma anche perché, guardi, lo dicono anche colleghi abruzzesi, direttori sportivi, per esempio Roberto Giammarino non più tardi di 7 giorni fa proprio al sottoscritto ha detto testualmente: la vera sorpresa del girone F è la Vastese, perché non ha speso tanto e ha cercato i giocatori ma giusti. Ma non è fatto di avere di spendere, perché non è detto che tu spendi soldi e vinci campionato. Bisogna guardare bene le squadre. È chiaro, perché, è chiaro. Ma era un titolo di merito questo. Ma sicuramente il nostro lavoro col direttore che sta al mio fianco ha fatto un ottimo lavoro. Però è il discorso che con questa squadra che ci abbiamo potevamo fare con tre, se volevamo vincere il campionato, con 3-4 ritocchi in più, sicuramente facevamo un campionato. Però il nostro obiettivo quest'anno era la salvezza, rimane la salvezza, solo se in casi di eccezionali si finisce il mondo oppure di fare i playoff, noi non è che ci tiriamo indietro, però buttiamo le basi per il prossimo anno. In settimana ci sono anche delle novità di quadri dirigenziali, qualche nuovo innesto, vediamo un po', chiudiamo giovedì, possiamo dire che ho fatto un altro passo avanti. Però sono contentissimo come presidente della Vastese e come, diciamo, a questi ragazzi della mia squadra, perché l'obiettivo sarà raggiunto. Adesso è un peccato perché fare tutti i punti all'inizio del campionato e adesso perderli adesso è un peccato, però la partita di questa sera, la sconfitta ci può stare. Assolutamente. Anche se, ripeto, hanno sofferto tantissimo per portare a casa questi 3 punti che loro per loro sono stati pesanti. Ma infatti il rimpianto semmai è proprio legato allo sviluppo, no, della partita, perché se magari la Vastese fosse entrata, io dico così dall'esterno perché non ho visto la partita, con una testa magari diversa, per come è andato il secondo tempo la Vastese avrebbe potuto anche vincerla. Questo è un po' il... Se i miei ragazzi questi 2-3 partite che hanno quasi fatto un po' di errori avessero attaccato queste partite, parlavamo di altro campionato. Certo. Perché questi 3 punti a Avezzano, 3 punti a Matelica, 3 punti con San Marino, farevo i conti dove stavamo. No, infatti. Perciò, no, assolutamente. È un bel campionato, è l'unica cosa che devo dire. Oggi la gente al Matelica si è divertita e ci hanno fatto i complimenti perché hanno visto una squadra che non molla mai, gioca a pallone. E devo dire, non c'ho niente da rimproverare a questi ragazzi. Domenica l'altra battaglia, andiamo a Iesi, oggi hanno vinto. Purtroppo un campionato dove bisogna stare sempre con gli occhi sia avanti che dietro, io dico, dei ragazzi. Assolutamente, siamo d'accordo con lei, caro presidente, in bocca al lupo e complimenti ancora per questo campionato. Ricordiamo, buonasera a tutti. Ricordiamo Vastese di scena a Iesi domenica prossima, come ha ricordato il presidente Bolami. Allora dobbiamo ecco, sì, ci siamo messi in contatto, l'avevamo fatto anche prima, ma naturalmente era un finale concitato dopo il gol di Dos Santos, che ha regalato 3 punti importantissimi a Avezzano. Naturalmente non ci poteva rispondere il presidente Paris, abbiamo l'opportunità di interloquire con lui in questo speciale come ogni domenica. Buonasera presidente. Buonasera Massimo, buonasera a voi. Beh, è stata una vittoria, no? Centrata quasi all'ultimo respiro, e questo è per questo ancora più bella, no? Beh sì, questo è il segno di come stagioni ti girano in un modo e stagioni ti girano in un altro. È chiaro che le premesse della società, le premesse della squadra che è stata costruita in estate facevano sperare, insomma, in un tipo di campionato così, in un tipo di classifica in questa maniera, e noi ci auguriamo sempre di migliorarla.
Ecco, che cosa ha fatto la differenza oggi? La tenacia? Ma oggi hanno avuto la fame e quindi la fame ha aiutato tutto il gruppo. Abbiamo giocato con 6 under, quindi per via di tutte le assenze che avevamo tra infortunati e squalificati, e è stata una squadra con tanto di caparbietà, grinta, lungimiranza, anche molta intelligenza tattica. La squadra è riuscita a fare quel gioco di ampiezza e profondità, tocco dietro, tocco avanti, che poi apre gli spazi e crea la superiorità numerica. Quindi insomma ha sortito gli effetti desiderati la ramanzina del presidente Paris dopo il, diciamo, il pareggio scialbo di Castel di Lama. Beh, ma era quello che volevo. Io non do mai addosso alla squadra perché mi va, ma lo faccio per spronare i ragazzi, per far capire i sacrifici economici del presidente e quindi di quello che la società sta cercando di fare, perché insomma ci avviciniamo al centenario. Il centenario è troppo importante e la mia promessa è quella di riportare la squadra nella categoria raggiunta soltanto una volta nella storia, la cosiddetta vecchia C1. Abbiamo questo sogno e uno dei primi sognatori è il sottoscritto. Come giusto che sia, però lei presidente è imprevedibile, quasi quasi la preferisco quando l'Avezzano non vince. Beh Massimo, guarda, scherzo, ma sai perché? Perché ti faccio fare più audience, certo. E perché la mia intervista l'ho visto su YouTube, ha raggiunto un certo numero di visualizzazioni. È vero. No, ma anche perché le sa dire le cose, presidente, non è piaggeria, ma lei ha davvero una grande comunicativa, ma lo sa perfettamente. Beh, altrimenti insomma, non farei lo scrittore da tanti anni, non sarei un avvocato da 20 anni che si occupa di affari, e per fare gli affari oggi in Italia devi essere un uomo che sa persuadere, che sa convincere gli altri, e tra lo scetticismo in generale fare ancora la differenza significa che c'è qualche dote che nasce praticamente dal principio della culla. Assolutamente, allora volgiamo lo sguardo al prossimo turno, perché adesso ci sarà il derby con i Nerostellati. A proposito, si giocherà a Pescina? Ma io mi auguro di sì, sicuramente. Mi diceva il segretario che si giocherà di sabato, quindi giocheremo l'anticipo, questo derby, e ovviamente secondo me è la partita più difficile del mondo, perché giocare contro l'ultima in classifica, che ha 7 punti, non ha più nulla da perdere, e è chiaro. Ovviamente è la partita che io temo tantissimo. Mi auguro che la squadra riesca ad interpretarla bene, soprattutto a non regalare, come è successo in qualche partita nel girone di andata, i primi tempi. Quindi questo è un confronto nel quale la squadra deve veramente giocare come se giocasse una partita da finale o semifinale playoff. Perfetto presidente, è stato gentile come sempre, esaustivo, eh? Grazie presidente. In bocca al lupo a te Massimo, perché nella vita il lupo non si ammazza ma deve vivere sempre. grande presidente, grazie al presidente Paris, presidente dell'Avezzano, Avezzano che oggi è tornato a flirtare con il successo, veniva da un pari deludente, così come lo aveva raccontato e descritto lo stesso presidente domenica scorsa, il pari sull'infido campo comunque del Monticelli a Castel di Lama. Oggi una vittoria importantissima contro la seconda della classe, la Vispesaro, al secondo KO in realtà consecutivo, perché aveva già perso col San Marino in casa nell'ultimo turno. Avezzano che ha centrato questa vittoria importante, di indubbia rilevanza anche ai fini della classifica, ha deciso questo match proprio quasi allo scadere, quasi ai titoli di coda, il sempre verde, perché comunque ancora giovane, Dos Santos, che è un giocatore davvero
determinante in queste categorie quando sta bene, in questo momento lo è. Allora abbiamo detto dell'Avezzano che giocherà in anticipo, come ci ha riferito il presidente Paris in diretta, sabato prossimo sul campo dei Nero Stellati, probabilmente a Pescina. Ci sarà un altro anticipo sabato tra Francavilla e Campobasso, cambierà ancora l'orario, inizialmente alle 16:30, adesso si dovrebbe giocare alle 15:30, comunque in settimana ci sarà l'ufficialità. Il San Nicolò invece giocherà naturalmente regolarmente domenica, crediamo, all'ex Castrum di Giulianova contro il Castelfidardo. L'Aquila sul campo dell'Agnonese, la Vis Pesaro ospiterà il Pineto, mentre la Jesina riceverà la visita della Vastese. Dobbiamo anche proporre un altro contributo realizzato dal nostro inviato al Gran Sasso, allo stadio Gran Sasso all'Aquila, Enrico Giancarli, il dopo partita di L'Aquila San Giustese, partita finita 2-1 per la squadra di Pier Francesco Battistini. Allora mandiamo subito Battistini, oppure no, c'è l'altro contributo che non avevamo mandato, vero Danilo? Ecco, allora ascoltiamo questo contributo. Senigallese alla fine non arriva a nessun punto per la San Giustese, però una delle squadre più belle e più organizzate viste all'Aquila. Intanto grazie, i complimenti fanno comunque piacere, abbiamo fatto una buona partita, secondo me una bellissima partita, giocata bene da due squadre che comunque amano giocare a calcio. Abbiamo fatto una piccola disattenzione sul secondo gol che probabilmente ci ha messo veramente in difficoltà, però abbiamo avuto la forza di tentare di recuperare, abbiamo riaperto la partita. Alla fine, se l'avessimo pareggiata, non avremmo rubato nulla, ma va bene così. Un flash, le condizioni di Chiodini? Speriamo non sia nulla di grave, però credo che un po' di tempo ce lo porterà via. Abbiamo dunque ascoltato anche il tecnico della San Giustese e andiamo a riascoltare le dichiarazioni rilasciate sempre Enrico Giancarli dopo questa vittoria, la prima davanti al pubblico amico del 2018, perché l'Aquila aveva già centrato la prima vittoria del nuovo anno domenica scorsa a Pescina contro i Nero Stellati, questa volta la prima vittoria interna del 2018, ai danni della San Giustese, che è una delle sorprese di questo campionato, perché dobbiamo annoverare tra le sorprese, forse la sorpresa più importante è la Vastese, che è terza in graduatoria, oggi sconfitta 3-2 sul campo della capolista incontrastata Matelica. Allora sentiamo Battistini. Analisi della partita con Battistini, visibilmente molto contento per questi tre punti pesantissimi in chiave playoff. Sì, contentissimo, perché abbiamo affrontato una squadra forte, una squadra organizzata, una squadra che prova a fare la partita e che oggi aveva perso soltanto con le prime quattro, quindi per noi aver vinto questa partita anche con un pizzico di sofferenza ci dà ancora più forza per continuare il nostro lavoro che stiamo inseguendo dall'inizio perché ci teniamo, ci piace e teniamo questa squadra. Hai allargato Boldrini e Padovani nel primo tempo, ecco, fisicamente mi avete messo molto in difficoltà la San Giustese, poi Boldrini ci ha centrato, da una sua giocata è arrivato il gol del vantaggio, poi però un po' di sofferenza perché la San Giustese è stata anche brava ad alzarsi e cercare a fare la partita. Ma questa forse è l'unica squadra che ho visto palleggiare in maniera così elegante con i centrali, con i centrocampisti, cercare sempre nei passaggi anche interni con gli esterni di difesa, quindi una squadra che non è per caso che sta in quinta in classifica, insomma, che ha fatto questi punti. E questo ci dà ancora più soddisfazione perché abbiamo lavorato contro le difficoltà che ci ha offerto la partita, le abbiamo superate e questo tu stai alle squadre dà ancora più forza. Noi vogliamo concludere questa stagione nel modo migliore possibile, oggi è stato un buon passaggio, però ora bisogna rimettersi subito sotto perché Agnone ci aspetta una partita durissima. Così dunque per Francesco Battistini a caldo dopo la partita, importante vittoria dell'Aquila, la prima davanti al pubblico amico per il 2018 per quanto riguarda il nuovo anno, 2-1 sulla San Giustese, una delle sorprese, una delle rivelazioni di questo girone. Allora voltiamo pagina, parliamo del Pescara, abbiamo circa 4-5 minuti a disposizione per interloquire con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera presidente. Ciao Massimo, buonasera a voi. Come va intanto? Domenica di relax? Sì, ma abbastanza.
anche se il mercato sta per chiudere i battenti, finalmente, aggiungo io, perché non ne possiamo più, almeno per quanto mi riguarda, io rinuncerei a questa finestra di gennaio che è francamente inutile. Secondo me a gennaio non si spostano gli equilibri di una squadra, magari si può fare qualche aggiustamento, però sarebbe più giusto tornare ab origine, come si faceva una volta, il mercato di novembre. È d'accordo il Presidente con quanto detto? Ma io penso che sia effettivamente un mese è troppo, e soprattutto durante le partite, purtroppo questo è un mondo che va avanti non per programmi ma per sensazioni, per risultato, e quindi magari uno perde la partita e si butta sul mercato, ne vince una e pensa di essere a posto. Quindi io mi auguro che in futuro si possa sicuramente avere una finestra di mercato, ma molto più corta, e soprattutto in un periodo in cui non si gioca. Perfetto, così come quella estiva, che secondo me è troppo lunga. Presidente, entriamo nel merito, perché tempus fugit, come direbbe lei, si riapre la pista Embalo? Ma si riapre, noi non avevamo mai chiusa la pista Embalo, il problema è che Palermo, se non lo dà via, non è un problema nostro, se lo dovesse dar via, come abbiamo sempre detto al Palermo, noi ci siamo. Sappiamo con certezza che il Palermo ha cambiato idea, lascerà libero, insomma, darà la possibilità a Embalo di andare a giocare. Noi abbiamo sentito anche Accardi, che naturalmente spinge per la soluzione Pescara, però Accardi ci ha detto che in questo momento c'è anche il Brescia. Il Pescara è effettivamente ancora su Embalo, sì o no? Sì, sì, ma il Pescara c'è sempre stato su Embalo. Il problema di Embalo a Pescara non è solo se il Pescara c'è, è che probabilmente il Palermo preferisce evidentemente magari che il giocatore vada in un altro posto dove è meno fastidioso per loro, sulla carta. Quindi sta spingendo per la cessione a Brescia il Palermo? No, il Palermo chiaramente se deve decidere di darla a una squadra che potrebbe in qualche modo darle fastidio, probabilmente preferisce darla ad un'altra, come nel caso nostro. Io non avrei dato mai Benali in Serie B, così come non avrei dato Zampano in Serie B. Che è una cosa normale, ho capito. Che è una cosa normale, però noi ci siamo, la volontà del ragazzo è quella di andare a Pescara. Quello è importante, no? Potrebbe prevalere la volontà del ragazzo, quindi, insomma. Assolutamente sì, visto che l'hanno portato fino a oggi a non uscire, è chiaro che il ragazzo oggi una voce in capitolo ce l'ha. Si sente di fare una percentuale su questa trattativa il Presidente? Ma io penso che se esca c'è una buona possibilità che venga a Pescara. Diciamo 60 e 40? No, ma uscire esce sicuro dal Palermo. Dipende molto da quello che sarà la volontà del ragazzo. Se il ragazzo metterà un veto ad altri trasferimenti, probabilmente verrà a Pescara. Perfetto, Valzania resterà a Pescara oppure c'è qualche dubbio sul giocatore? No, Valzania resterà a Pescara, abbiamo fatto tanto per farlo rimanere, non vedo per quale motivo oggi dovremmo mandarlo via. Benissimo, abbiamo letto anche di questo probabile, anzi di questa probabile, sì, perché sì, è probabile, insomma, da quello che si è capito, operazione con la Juve, Bonino-Mancuso resta alla fine, fino al termine della stagione, nella corte di Zeman, però arriverebbe, usiamo sempre il condizionale, Presidente, Bonino, quest'anno all'Alessandria, ex Livorno, punta centrale del 96 di proprietà della Juve, è così o no? Sì, c'è questa possibilità, perché noi abbiamo sempre il discorso di, purtroppo, di Cappelluzzo, che non sta trovando tanto spazio, il Verona vorrebbe spostarlo, e a questo punto, se si riesce a fare un'operazione dove chi magari viene a sostituirlo diventa di proprietà del Pescara, la portiamo avanti, però è una cosa che si deciderà tra domani e dopodomani. Fiamozzi, Machin domani saranno a Pescara, Presidente? Machin abbiamo già fatto tutto, quindi è sicuro che domani mattina farà le visite mediche. Fiamozzi, ho un appuntamento domani sera col suo agente per chiudere anche questa operazione. Anche perché, insomma, siete legati da un ottimo rapporto, lei e Giuffredi, no? Abbiamo un rapporto di amore e odio io e Giuffredi, cioè, ci prendiamo anche a parolacci qualche volta, però lui sa che io sono una persona seria, io so che lui è un ottimo professionista, quindi quando poi abbiamo bisogno ci sediamo e l'operazione facciamo guardare. Comunque, insomma, possiamo dare quasi per fatta anche questa operazione, sì. Ma questa è, noi siamo d'accordo con col Genoa, il coraggio del ragazzo. Adesso bisogna che Bari e Genoa si mettano d'accordo sul rientro, se
bisogna fare prestito su prestito. Ah, ho capito. C'è bisogno di un tecnicismo che devo portare. Cioè, potrebbe anche arrivare in prestito con obbligo di riscatto quello che ha il Bari in caso di promozione sul ragazzo? Ma io penso che sarà la stessa cosa del Bari, perché è chiaro che se Genoa ha dato un giocatore in prestito con un obbligo in caso di promozione, pretenderà la stessa cosa da noi. Comunque, insomma, via libera al ritorno di Fiamozzi a distanza di 2 anni. Tra l'altro Fiamozzi era stato ingaggiato nella sessione invernale di 2 anni fa, gennaio 2016, proprio dal Genoa, in uscita dal Bari. Il ragazzo è contentissimo, l'abbiamo sentito, sarebbe per lui la soluzione ideale, anche perché a Bari c'è un po' di maretta e lo si è visto anche dal risultato di ieri, Bari-Empoli 0-4. Presidente, ci sono altre trattative in ballo oppure più o meno il mercato del Pescara in entrata si chiuderà qui? No, dobbiamo, in entrata penso che a meno di veramente di grosse sorprese l'ultimo giorno o qualche veramente occasione importante che possa capitare nell'ultimo giorno, per noi questi sono i movimenti. Per quanto riguarda invece l'uscita, dobbiamo mandare a giocare Selasi, dobbiamo mandare a giocare Rossi, che dovrebbe trovare l'accordo con la Casertana. Ah, Rossi Casertana, perfetto. Sì, dovremmo forte Milicevic a giocare forte, poi se Milicevic continua purtroppo a rifiutare la categoria della Lega Pro, e quindi o arriveremo a una risoluzione in scadenza e quindi sarà libero poi magari svincolato di accasarsi dove vuole, però tanto purtroppo i giocatori, alcuni giocatori oggi l'ultimo pensiero che hanno è quello di giocare. Ho capito. Quindi, per forza di cose bisogna trovare altre soluzioni. Cocco c'è questo interesse, vedremo nei prossimi giorni. Cioè, quindi andrà via uno tra Cocco e Cappelluzzo, più facile che vada via Cocco, insomma, mi pare di capire. Sì, vediamo, perché ripeto, noi non dobbiamo buttare nessun giocatore in braccio a nessuno. Se ci sono proposte valide, bene, altrimenti Cocco è un giocatore che abbiamo atteso fino a oggi, si è ripreso, sicuramente potrà tornare utile a noi. Ho capito, però se arriva Bonino, presidente, sono 4 centravanti, come si fa? Se arriva Bonino probabilmente uscirà Cappelluzzo. Ho capito, quindi è tutto legato, insomma è tutto a incastro. Presidente, ecco un'ultima cosa, perché abbiamo letto su tutto mercato ieri notte, a dire il vero, no? Perché sa benissimo che quando ci si sveglia la notte può capitare, allora per riaddormentarti, no, che fai? Prendi il cellulare e ti metti a vedere le notizie di mercato. Intorno alle 2 di notte, a me è capitato. A me è capitato alle due di notte, sinceramente, di vedere. Ho letto, ma purtroppo questo succede. E alle 2 di notte tutto mercato, indiscrezione, decisive le prossime 2 partite per Zeman. Appunto, questo purtroppo probabilmente c'è qualcuno che non sa che cosa fare la notte. Quindi insomma escludiamo questa eventualità. Ma non esiste proprio. Non esiste? Ma non esiste proprio, non ho capito per quale motivo poi le prossime 2 partite dovrebbero essere decisive. Perché giochiamo col Frosinone magari? No, sì, addirittura no, i nomi sarebbero quelli di Stellone, che è già stato accostato, e di Alessandro Nesta. Addirittura, quindi hanno fatto pure gli allenatori. Sì, meno male. Vabbè, comunque basta e avanza la sua parola, presidente. Così, ma era una domanda che le dovevo. Che fare la notte? Va bene, grazie presidente. Grazie, come sempre molto gentile presidente Sebastiani. Dobbiamo chiudere, grazie a Danilo Cinquino in regia. Abbiamo concluso con qualche notizia di calciomercato. Insomma, Fiamozzi domani sera, incontro tra l'agente di Fiamozzi, Giuffredi, e il presidente Sebastiani, ma è praticamente fatta. Macin domani mattina, visite mediche. Valzania non si muoverà da Pescara, sto dicendo in sintesi quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Bonino Mancuso, un'operazione che si può fare con Mancuso, che resterebbe, usiamo sempre il condizionale, sino al termine della stagione alla corte di Zeman, ma arriverebbe però Bonino, centravanti, punta centrale di proprietà della Juve, quest'anno all'Alessandria, 2 anni fa nel Livorno in Serie B. E poi ci sono diverse operazioni che devono essere ratificate in uscita. È proprio tutto, le 18:12, abbiamo un po' sforato. Grazie a Danilo Cinquino in regia, a voi per l'attenzione. Ancora una buona serata.